Questa è la nostra ricetta di cucina, per il crumble alle mele e l'uva con preparazione e ingredienti. Ingredienti per 4 persone. 400 g di pasta frolla. 250 ml di latte. Un cucchiaio di farina. 50 g di zucchero. Un uovo. 100 g di zucchero. Un cucchiaio di rum. 100 g di burro. 150 g di farina. Una mela. Un grappolo d'uva. Ricetta di cucina crumble alle mele e l'uva. Preparazione. Ricetta di cucina dolce crumble di mele e uva. Iniziamo la nostra ricetta di cucina dalla pasta frolla. Prendete quindi un mattarello e stendetela con l'aiuto del classico mattarello da cucina. Fatto questo procedete quindi a foderare con essa una forchiera che abbia al massimo 22 cm di diametro. Oppure prendete 4 tegliette monoporzione, che grosso modo sono la stessa porzione. A questo punto della vostra ricetta di cucina dovrete preparare la crema. Prendete quindi un uovo e sbattetelo, con un cucchiaio insieme ovviamente, a farina e zucchero. Ultimato il procedimento prendete il latte e il rum e fate addensare su fuoco molto dolce, mescolando il tutto al tempo stesso. Nel prossimo punto di cucina dovrete raffreddare la crema, e dopo che sia sufficientemente fredda, procedete a versarla sulla frolla. Intanto, lavate e sbucciate le mele, eliminate il torsolo e tagliatele a tacchetti. Arrivati quindi a questo punto della vostra ricetta di cucina dovrete dividete gli acini d'uva a metà ed eliminate i semini. Passate la frutta in padella per 5 minuti con 3 cucchiai di zucchero. Lasciamo quindi a questo punto raffreddare la frutta. Fatto questo procedete a metterla sulla crema, avendo ovviamente premura di distribuirla omogeneamente con un cucchiaio. A questo punto possiamo quindi preparare il crumble. In una ciotola riunite il burro che sia molto freddo, e con esso mettete anche la farina e lo zucchero, e procedete quindi a impastare con le dita. Alla fine dell'impasto dovrete avere ottenuto un composto bricioloso. Fatto questo dovrete quindi distribuire il crumble ottenuto sulla frutta fino a coprirla del tutto. Infornate a 180 per tra 25 e 30 minuti o fino a doratura. E ovviamente come vi diciamo sempre buon appetito a tutti voi. Difficoltà bassa. Tempo di preparazione 50 minuti. Tempo di cottura complessivo 50 minuti circa. Liquore consigliato Laurino.